Allora, passiamo al primo dei rossi della serata. Tra l'altro vi lasciate un po' vicino allo stomaco, perché appunto Alyosha ha portato una sorpresa, vale a dire il Corzano del 98, quindi avremo una mini verticale 2004-2001-98, quindi saranno 7 vini, quindi vabbè, insomma, bisogna sforzarsi. E cominciamo ora appunto con i rossi, con il Terre di Corzano, che sarebbe, diciamo, il vino base dell'azienda, il Chianti annata, che viene prodotto praticamente ogni anno. Sì, il Chianti base viene prodotto ogni anno, anche se già sul Chianti base lo sforzo di fare un vino di un certo livello è già notevole. Anche sul Chianti base facciamo un diradamento a fine luglio, inizio agosto, lasciando da 5 a 7 grappoli, che vuol dire l'equivalente di un chilo e mezzo a pianta, non di più. La vendemmia poi è strettamente manuale, non utilizziamo vendemmia meccanica, la vendemmia è in delle casse da 200 kg, e poi l'uva, prima di entrare in cantina, avrà una doppia selezione manuale, vuol dire viene scaricato su un tavolo di selezione dove alcune persone tolgano quello che eventualmente è scappato ai vendemmiatori, passa dalla diraspatrice, un macchinario che leva il raspo, e i chicchi singoli finiscono su un secondo tavolo di selezione dove poi vengono tolti ancora pezzetti di raspo, chicchi verdi e quant'altro, dopodiché viene leggermente pigiata l'uva e finisce nelle vasche di fermentazione. Cioè la selezione sull'uva stessa, sulla materia prima che viene introdotta in cantina, è tanta. E proprio lì lo sforzo è di portare delle uve ottime in cantina per dopo in cantina cercare di non intervenire, cioè di intervenire il meno possibile successivamente. Portando buone uve in cantina riusciamo ad avere un vino che comunque che ha un forte carattere. Più che interveniamo dopo, più che perdiamo quello che è il carattere della vigna, dell'annata, del territorio. Questo vino qui 2005 è un'annata per noi buona, poca uva, ha fatto una macerazione sulle bucce abbastanza lunga, è rimasto quasi 3 settimane sulle bucce, le uve erano ben mature, allora si poteva estrarre un po' di più. Il vino ha fatto la malolattica, la seconda fermentazione della malolattica in acciaio, e poi è passato un anno in piccolo legno, però non in legno nuovo, cioè in barrique ma barrique usate. Adesso è un anno e 5 mesi in bottiglia, comincia ad avere una buona, piacevole bevibilità. I vitigni sono sangiovese, è un 15% di canaiolo. E, ecco, allora dicevamo Terre di Corzano, questo è il 2005, non ho commentato Rezzalumi che avevate, qualcuno me l'ha chiesto, sono della famiglia Pertichini, una dolcineria, diciamo, piccola, con di Catalina nel Casentino, a Barbiano esattamente, e c'era piccola Montella di Prato, no, viene fatta appunto a Prato, mentre la soprassata e il salame che avete sentito, senza nitrati, nitriti, solo spezie e sale, pepe, ma niente, assolutamente nessun tipo di conservante, tra l'altro come avete visto la soprassata diventa marrone appena tagliata, ma ovviamente non è un problema, anzi è un problema quando rimane rosa fucsia, ecco. E quindi, ecco, se avete sentito un gusto un po' diverso dal solito, il motivo è presto detto. E ecco appunto il Terre di Corzano, che comincia ora a essere veramente si apprezza bene, e quello è sempre un problema perché il cliente, potendo, vorrebbe avere il 2009 in tavola, la maggior parte sbaglia clamorosamente, e quindi c'è sempre la rincorsa a bere sanguigni più giovani. Invece anche nel Chianti quasi classico, come appunto sono loro, ma anche il Chianti normale, la distanza di 2-3 anni della vendemmia è sempre da ricercare. Allora vedete, infatti il colore non ha, diciamo, un rosso rubino, chiaramente non è porpora, non è sparatissimo violaceo, però non è nemmeno granato, non comincia per niente, diciamo, a cedere di intensità. Nel bicchiere c'ha una discreto corpo, senza esagerare, ricordiamoci che è il vino, diciamo, in teoria più leggero, da eventualmente, ora vabbè, l'avete finito, immagine affettati, ma anche da affettato questo va benissimo, la pasta al sugo affettato è un abbinamento sicuramente valido. Però chiaramente anche sulle carni e sul formaggio, adesso proveremo su buccia di rospo, dovrebbe essere un abbinamento ideale. Dicevamo il colore, il corpo,
Sentite, ecco, il profumo immagino che è immediatamente, scusate, riconoscibile il sangiovese, questo profumo presente di viola, di fiori, appunto di viola, eventualmente un accenno di rosa, un profumo giaggiolo, questi il floreale che viene fuori subito nonostante appunto il creare della vendemmia, veramente bello. Poi la frutta ovviamente della ciliegia, eventualmente una fragola un pochino immarmellata, però profumi comunque molto freschi, molto vivaci. C'è un leggero accenno di spezie e un piccolo accenno di tabacco eventualmente, ma sentite sfumato sullo sfondo, assolutamente non passa sopra il resto. Non è un vino che nemmeno al naso si pronuncia pesante o chissà cosa. Andiamo a assaggiarlo. Ecco, sentite l'acidità, vedete quanto è bello, ancora vivace, fresco, come la salivazione procura. Immaginatevi berlo uno o due anni fa, diventava quasi fastidioso, cioè al di là della piacevolezza eccetera, comunque questa acidità che si è un po' attenuata a stare in bottiglia, ma è ancora bella presente. Però vedete la bocca bella, bella piena di frutta, di sensazione appunto, fa la fragola, la ciliegia, forse un po' di lampone, però la bocca bella piena, anche una persistenza neanche troppo breve, insomma rimane, non c'è solo l'alcol e l'acido che rimane proprio anche la sensazione e le note fruttate. Quindi come diceva appunto Giorgio, vedete, un vino base, però insomma un vino che in teoria accompagna benissimo tutto il pasto senza problemi. Sì, è invecchia bene 6 o 7 anni, non ha nessun problema. No, con questa acidità ovviamente nessun problema. E adesso vi serviamo il formaggio, non vi preoccupate, vi stiamo funzionando e cominciamo a